Buongiorno a tutti amici di Drive Zone Italia. Oggi al volante della Hyundai Ioniq 5, o per il mercato italiano Ioniq 5, equipaggiata con, aprite bene le orecchie, un powertrain totalmente elettrico dotato di una batteria da 72,6 kWh di capacità, un propulsore singolo in questo caso, è disponibile anche la versione con due motori. In questo caso sto guidando la versione con un solo motore che muove, che ha trazione sull'asse posteriore da 160 kW, quindi 217 cavalli di potenza ed una coppia massima di circa 350 newton per metro di coppia. Ragazzi, sicuramente vi sarà capitato negli ultimi mesi, negli ultimi anni, di andare su YouTube alla ricerca magari di un qualsiasi tipo di recensione di automobile e puntualmente all'uscita di ogni automobile elettrica c'è chiaramente sempre qualcuno che, un po' per catalizzare l'attenzione, un po' per enfatizzare i click, si trova giustamente a guidare un'automobile elettrica, quindi figure inerenti al mondo automotive che si occupano di testare le automobili, e ad ogni test, ad ogni prova elettrica, il titolo rimane quello molto spesso utilizzato del "è meglio o peggio di una Tesla?", è la vera anti-Tesla, ecco le cose che vanno meglio di una Tesla. Questa è la tendenza che sto vedendo negli ultimi periodi su YouTube, dove per raccogliere l'attenzione del pubblico, spesso non troppo scaldato da quello che è il mercato delle automobili elettrificate, si tenta di utilizzare questo titolo, perché solitamente chi si occupa di provare Tesla sa che le Tesla acchiappano like, acchiappano la visualizzazione, quindi è bello, è giusto dal punto di vista dell'engagement del social paragonare tutte le automobili elettriche, che poi nel video, se uno ha un briciolo di conoscenza del mercato, si vede fin da subito dei primi minuti che c'è un gran poco magari da confrontare con quello che è il mercato Tesla, perché sono automobili un po' più scarse, sono automobili magari che costano meno, sono di un altro segmento, hanno meno tecnologia e tutte queste cose che comunque abbassano il livello. Ma in questo caso, a bordo di Ioniq 5, vi dico che potrei effettivamente mettere un titolo di quel tipo, e non sarebbe un titolo clickbait, perché come ben sapete io non ho fatto negli ultimi mesi troppe prove di automobili elettriche, perché so che non le gradite particolarmente, ma di tutte le automobili elettriche che ho provato, forse, e dico un forse molto titubante, perché è quasi una certezza, questa Ioniq 5 è l'unica automobile che ad oggi sul mercato potrebbe davvero andare a scontrarsi direttamente con quello che è il mercato dei teslari, teslari accanitissimi. E vi dico questo perché ho avuto modo di provare praticamente tutte le Tesla in listino. Nel momento in cui guarderete questo video, io sarò in giro a bordo di una Tesla, perché la prossima automobile che utilizzerò sarà esattamente una Tesla, quindi dico queste cose con cognizione di causa. Questa Ioniq 5 per certi aspetti l'ho trovata addirittura migliore di quello che è il prodotto Tesla. È un'automobile più completa, un'automobile che sono sicuro che potrebbe essere di più gradimento per voi, o che per chi è interessato chiaramente al mercato elettrico, rispetto ad una Tesla, perché vi dico subito, in meno rispetto a una Tesla ha probabilmente le prestazioni generali, prestazioni che sono, come sempre quando si parla di elettrico, eccellenti, ma non sono paragonabili a livello di cattiveria rispetto a quella che è una Tesla. La Ioniq è offerta in tre tipi di motorizzazioni: 170, 217 quella che sto guidando e 305 cavalli con trazione integrale, mentre in questo momento io ho la sola trazione posteriore. Tra l'altro, controlli disinseribili totalmente, e vi garantisco che sovrasterza, e non sovrasterza poco, quindi c'è anche del divertimento a bordo. Appunto, tralasciando un attimo il discorso prestazioni, questa è un'auto che potrebbe essere considerata più completa rispetto a diverse altre competitor, a bene o male tutte le competitor sul mercato. Vediamo subito alcuni punti che voglio illustrarvi per farvi capire di che cosa stiamo parlando. Alcuni aspetti, alcune caratteristiche che questa Ioniq 5 ha ed una Tesla, per esempio, giusto per citare la macchina elettrica di riferimento sul mercato, non ha. Partendo da quello che sono le palette dietro il volante, con le quali potete gestire la rigenerazione, quindi la capacità frenante, potete lasciare che l'automobile gestisca in automatico la guida ad un solo pedale o potete gestirvela voi manualmente. Il fatto che i sedili siano costruiti con una meticolosità ed un'attenzione molto più elevata rispetto a quelle di una Tesla, tra l'altro sedili rivestiti con una pelle di qualità davvero alta, e il fatto che gestendo il sedile dal sistema di infotainment si possa impostare che in relazione al clima esterno dell'automobile
la IONIQ 5 riscaldi o raffreschi, perché sono sedili dotati di aria condizionata, quindi ventilati, il sedile in maniera totalmente automatica, quindi si sale a bordo senza nemmeno accendere l'impianto di climatizzazione classico, l'automobile capisce quanti gradi ci sono dentro, quanti ce ne sono fuori, e per esempio in questa stagione mi ha sempre tenuto il sedile raffrescato e ventilato in maniera totalmente automatica. Altra cosa degna di nota, sicuramente il sistema di telecamera 360 gradi, che è parecchio più avanzato rispetto a quella di una qualsiasi Tesla. Ultimo ma non ultimo, il fatto che questa è un'auto che applica per la prima volta, da quello che so, in maniera seriosa, diciamo, il pannello solare sulla parte alta del body dell'auto. Quindi qui sopra c'è un pannello solare che vi dà un aiuto in fase di ricarica. In questa stagione inizia a caricare davvero in maniera seria. Hyundai dichiara che va a influire sulla percorrenza di circa 1500 km all'anno, giusto per darvi un dato ipotetico su quello che questo pannello è in grado di ricaricare e contribuire sicuramente alla percorrenza, quindi evita il fatto di scaricare molto velocemente la batteria, contiene lo scaricamento della batteria, quindi cosa buona e giusta. Complimenti Hyundai. A tutti questi punti vorrei aggiungere anche l'estetica, perché spesso ci troviamo davanti a delle elettriche con poca personalità o con delle linee dubbie. Non è il caso della IONIQ 5, perché dal mio punto di vista, per quello che riguarda il mio gusto personale, è un'auto riuscitissima a livello estetico. Riuscitissima non tanto perché la guarderete e direte che linee incredibilmente belle, ma perché è un'auto particolare, è un'auto con una fortissima personalità, è un'auto diversa da tutto quello che ad oggi trovate in strada. Qualcuno ci ha visto una Fiat Ritmo, qualcuno ci ha visto una Lancia Delta, perché se guardate le immagini, se guardate soprattutto le fotografie, vi sembra una compatta di segmento C, vi sembra grande come una 3, come una Golf, in realtà è un vero e proprio SUV, quindi è una compatta di segmento C nelle proporzioni, ma nelle dimensioni tutto è stato pompato, tutto è stato ingrandito fino ad arrivare ad essere grossa bene o male come una Hyundai Tucson, quindi un crossover, un SUVettino di mezza misura, media misura, ma con un passo di 3 metri, quindi stiamo parlando di un passo da mega SUV. Ragazzi, se siete arrivati fino a questo punto del video, vi chiedo come sempre il classico supporto al canale, vi chiedo di lasciare un like qui sotto e di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, grazie mille. In relazione alle configurazioni che sceglierete, se con il bimotore o con il motore singolo e con la batteria più piccola da 58 kW o con questa batteria da 72,6 kWh, potrete andare a giocare con quella che è l'autonomia nominale dell'automobile. In questa versione, appunto, monomotore con trazione posteriore, la batteria più grande e configurazione Evolution, quindi la configurazione più ricca, io ne dichiaro una capacità di percorrere chilometri che si ferma a 450 km di autonomia, siamo ai livelli di una Model 3 circa, e dalla mia prova vi dico che si arriva in questa stagione tranquillamente a quelle cifre, se non addirittura oltre. Come avevo già visto su Hyundai Kona, i propulsori di Hyundai sono dei motori molto poco energivori, quindi hanno bisogno di pochissima energia elettrica per muovere le auto, nonostante stiamo parlando di un'auto tendenzialmente pesante, perché in questa configurazione, fondamentalmente come su tutte le elettriche, il peso a secco è dichiarato 1980 kg. Non si parla di pesi piuma, soprattutto perché sono a secco, ma è bene o male la media di tutte le automobili elettriche ad oggi presenti sul mercato. A livello di propulsione troviamo la solita erogazione elettrica, quindi come se fosse un maxi motore gasolio, con tutta la coppia subito disponibile on off, 217 cavalli, che dal mio punto di vista per l'utilizzo stradale sono ottimi. Ma prima di continuare diamo un'occhiata anche agli interni. Parlando di quello che sono gli interni, facendo un focus sugli interni, vi dico che personalmente ho trovato un'automobile che mi ha dato molto senso di spaziosità e di ariosità anche rispetto a tante altre automobili elettriche che ho avuto modo di provare, perché qui c'è davvero tanto spazio sia per lungo, perché come vi ho detto ha il passo bene o male di un SUV di grossa taglia, al passo di una classe S o di una Range Rover, quindi parliamo di veramente tanto spazio, almeno per quello che riguarda lo spazio longitudinale, mentre chiaramente in larghezza perde qualcosina rispetto a un grande SUV, ovviamente essendo più piccola. E in generale c'è tanto spazio che si può modulare, tanto spazio per chi siede al posto di guida, per chi sta seduto in fianco a voi e per chi siede ai posti posteriori, tra l'altro posti posteriori regolabili elettricamente, tutto il divanetto dietro si può muovere elettricamente e si può riscaldare, cosa che mi piace. Anteriormente si può ricavare dello spazio extra semplicemente facendo arretrare tutto quello che è il bracciolo centrale, il blocco del bracciolo centrale,
che comprende il bracciolo, una grossa vasca di appoggio di qualsiasi cosa e due portabibite che io uso per il telefono. Quindi qui frontalmente sulla parte anteriore si può ricavare dello spazio per magari appoggiare uno zaino o semplicemente per passare da un sedile all'altro. In generale l'approccio che avete a bordo di una IONIQ 5 è quello di un'automobile elettrica più pratica rispetto ad altre elettriche. Più pratica per lo spazio sì, ma anche per il fatto che non ci sono grossi effetti speciali all'interno, perché troviamo ancora dei tasti fisici, sembrano touch ma in realtà sono fisici sul volante, quindi tasti che si possono schiacciare. Un selettore comodo per quello che è il cambio, le classiche palette di innesto di qualsiasi cosa, frecce, fari e tergicristalli e compagnia bella. Anteriormente troviamo un display da 10,25 pollici, lateralmente un altro display da 10,25 pollici che non è altro che un classico display. È sì touch ma è abbastanza semplice, anche se è abbastanza vasto nelle personalizzazioni. È il classico sistema Hyundai che comunque è pratico e non è la classica interpretazione con un mega tablet da 20 pollici all'interno dell'abitacolo come fanno altre elettriche. Cosa che mi è piaciuto tanto, il discorso che la climatizzazione sia ancora con dei tasti fisici, quindi potete regolarvi tutta la climatizzazione con i tasti fisici ancora come si faceva una volta. La rotella dell'audio esiste, si può spegnere la radio, si possono andare a schiacciare i tasti per avere delle scorciatoie rapide per accedere a dei menu a schermo. Questa è un'elettrica che consiglio ad un pubblico, secondo me azzeccato, che non ha quella gran familiarità con la tecnologia, anche se c'è da ricordare che qui c'è tutto quello che c'è sulle altre elettriche ed anche di più, ma l'interfaccia uomo-macchina è molto semplificata, è molto ancora un po' vecchio stile, è ancora almeno un po' analogica, e questa è una cosa che a me è piaciuta davvero davvero tanto. Giusto per aggiungere un po' di numeri al tutto, per farvi chiarire un po' la situazione, vi dico che il bagagliaio posteriore ha una capienza di 527 litri e siamo a 1500 litri con i sedili abbattuti. Vi dico che anteriormente c'è ovviamente un altro bagagliaio, essendo questa una piattaforma dedicata al mondo elettrico, piccolo bagagliaio, un pozzetto da 57 litri che ho comunque trovato molto molto comodo per archiviare, per stivare i vari cavi, oggettistica di piccole dimensioni o eventualmente zaini, senza dover aprire il baule. E in generale una vettura che vi stupirà per quello che è il comfort di marcia, per avere un'ottima capacità di affrontare anche lunghi tragitti, perché è molto molto pratica, come vi ho fatto vedere, è silenziosa, è comoda, i sedili sono delle poltrone riscaldabili e ventilati. Vi parlo di lunghi viaggi, starete scrivendo: sì, lo so che a tratte autostradali queste IONIQ 5 hanno un'autonomia davvero ridotta. Ragazzi, come tutte le automobili elettriche, il contesto peggiore per usare un'elettrica è portarla in autostrada superando i 120-130 km/h. Già solo a 130 comunque l'automobile elettrica non è al massimo del proprio habitat. Se dovete fare tantissimi chilometri ma sapete dove fermarvi, l'altro grande vantaggio della IONIQ 5 è che è capace di ricaricare in corrente alternata fino a 11 kW, è capace di ricaricare dal 20 all'80% in corrente continua a 50 kW in circa 60 minuti, ma avendo un'architettura a 800 volt vi accorgerete che se avrete la fortuna in Italia di trovare una colonnina che eroga 350 kW, questa IONIQ 5 supporta la ricarica fino a 350 kW. Una vera e propria divoratrice di energia elettrica, potrà ricaricare dal 20 all'80% in 18 minuti e in 5 minuti potrà ricaricare 100 km. Consumi, prezzi e difetti particolari. Dopo quasi 600 km percorso insieme a questa Hyundai IONIQ 5, il mio consumo medio nelle info cumulative si è attestato ad un ottimo valore di 13.0 kWh ogni 100 km. Parlando ancora una volta di Tesla, siamo di fronte all'unico esempio di un'automobile relativamente grande nelle dimensioni, relativamente pesante, che però ha la stessa efficienza di una Tesla, che è un'efficienza di riferimento. Quindi anche da questo punto di vista IONIQ 5 assolutamente promossa. Parlando di prezzi, questa IONIQ 5 ha un prezzo di partenza nella sua variante base, quindi con la batteria più piccola e con il motore da 170 cavalli, di circa 45.800 euro. La versione che sto provando io, quindi con trazione posteriore, la batteria più grande, nell'allestimento più bello, più avanzato, più ricco di optional, ha un prezzo di circa 57.800
euro. Parlando di difetti particolari, la IONIQ 5 ha tantissima tecnologia, parlando anche di sistemi di sicurezza e di aiuti alla guida a livello elettronico, che funziona davvero benissimo. Guida assistita di secondo livello, cruise control adattivo, lane assist, lane keeping, c'è tutto e funziona tutto davvero bene perché è tutto ben tarato. Mio unico problema, che sarà probabilmente un problema mio, non sono riuscito a trovare un modo per disattivare tutte le volte all'accensione il solito line assist, che è comunque relativamente abbastanza invasivo, e mi sarebbe piaciuto magari avere un piccolo bottone in abitacolo o comunque una scorciatoia per riuscire a disattivarlo tutte le volte. Invece bisogna sempre passare ad ogni accensione dal sistema di infotainment, praticando comunque diversi passaggi. In secondo luogo troviamo un assetto molto comodo, molto confortevole, MacPherson davanti, multilink a 5 leve dietro, quindi sospensioni di pregio a livello costruttivo, un assetto votato sicuramente al comfort e alla comodità in generale. In alcuni frangenti, in alcuni contesti, quando deve assorbire delle buche un pochino più alte o semplicemente delle sconnessioni continue sull'asfalto, l'ho trovato un po' troppo rigido nella fase di assorbimento, nella fase di compressione in generale. Mi sarebbe piaciuto fosse gestita in una maniera un po' più morbida, un po' più fluida, visto che tutta l'automobile è votata al comfort e alla comodità in generale. Queste sono le uniche due cose veramente che vi posso segnalare, poi per il resto io con quest'auto mi sono trovato veramente a mio agio, mi sono trovato davvero davvero bene. Ragazzi, io spero di avervi detto tutto, come sempre ho parlato tantissimo, noi ci vediamo nel prossimo video, nel prossimo test drive, nella prossima prova su strada. Ciao ragazzi!